Danica Mori e la Caritas. Danica Mori e la Caritas. Danica Mori, nata Federica Mori, anni 32, è una celeberrima porno girl, che ha vinto il Pornhub 2022 per la migliore prestazione squirting dell'anno. La migliore prestazione squirting è stata definita la migliore performer squirting dell'anno. Per cui in questo video si parla anche dello squirting. Lo squirting, ma io, Serafino Massoni, non potevo nel titolo del video metterci la parola squirting oppure porno, capito? Oppure fellazio, oppure coito anale, insomma cose simili, perché ogni social ha il proprio algoritmo. E l'algoritmo è qualcosa di intelligente, è stato costruito l'algoritmo ad immagine e somiglianza della logica umana. Per cui ogni algoritmo, compreso l'algoritmo di YouTube, è strutturato in maniera che se in un video c'è scritto Danica Mori e la Caritas, l'algoritmo vede un nome, un cognome, la Caritas è un'associazione benevola, caritatevole, Caritas, fede, speranza, carità, sono le tre virtù teologali. E per cui l'algoritmo si tranquillizza, non si insospettisce. E per cui l'algoritmo dice sì, questo video intitolato Danica Mori e la Caritas va bene e lo mettiamo pure per la monetizzazione, cioè per la pubblicità, perché le industrie quando vedono Danica Mori e la Caritas dicono va bene, ci mettiamo la pubblicità, così incassa sia YouTube che Serafino Massoni. Ma se io, per esempio, come titolo di un video ci metto Danica Mori e lo squirting, l'algoritmo è allertato circa certe parole e può decidere o che il video non viene pubblicato oppure l'algoritmo dice, vabbè, questo video col titolo squirting lo facciamo passare, però niente monetizzazione, perché gli industriali non ci mettono la loro pubblicità su un video dove nel titolo c'è la parola squirting, capito? Io sono consapevole di tutto ciò. Vedete, io sono questo signore qua, vedete, Serafino Massoni, ho già compiuto i miei bravi 82 anni. Opero sulla grande piattaforma mondiale YouTube e su YouTube vado verso i 12 milioni di visualizzazioni e non è uno scherzo, andare verso i 12 milioni di visualizzazioni. Poi questo è la mia ultima opera, è un romanzo storico ambientato dentro il Terzo Reich, vedete? Stella di Davide e Croce Uncinata. Perché la notizia di cui sono venuto a conoscenza è una notizia molto potente. È diramata dal Fatto Quotidiano e io la notizia ve la metto come link nel riassunto di questo video, capito? La notizia, ripeto, è diramata dal Fatto Quotidiano. E qua si tratta di Danica Mori, che è una delle più potenti pornostar a livello mondiale, a 32 anni, che ha vinto il Pornhub 2022 per la sua prestazione relativa allo squirting, vorrebbe dire in parole povere lanciare la pipì
il più lontano possibile. È una pornostar, è una pornostar. Sì, al mondo è pieno zeppe di pornostar, c'è pure la ex pornostar Yuki Kon, c'è Malena La Pugliese, c'è Valentina Nappi, poi 40 anni fa, 50 anni fa c'era Cicciolina, Ilona Staller, Moana Pozzi ed altri, ma oggi è pieno zeppo. E i social dicono che questa Danica Mori è ricca sfondata, cioè piena di quattrini. Io non ci credo. Io non ci credo. Casomai avesse fatto tanti quattrini con lo squirting, con i video porno. Questi quattrini se li mangia fuori tutti presto, perché chi vive dentro il mondo del porno deve continuamente fare ricorso a chirurgia estetica per rifacimento di varie parti del corpo. Last but not least, il rifacimento dell'ultima parte dell'intestino, l'ultima parte dell'intestino che viene sottoposta a sollecitazioni continue, gravose, poi si formano le emorroidi. Deve fare ricorso non solo alla chirurgia estetica, ma anche agli internisti, agli specialisti di gastroenterologia, per non parlare dei medicinali vari. Cioè, chi vive nel mondo del porno deve stare sempre in farmacia o dai medici, capito? Sempre, sempre, sempre. Quindi, anche se per uno stretto periodo una pornostar se li fa i quattrini, ma sono quattrini che poi evaporano subito. È per questo che il video è intitolato Danica Mori e la Caritas, perché la Caritas è sorta proprio per dare una mano a tutti coloro che si arricchiscono facilmente, per cui altrettanto facilmente cadono in miseria. La miseria io la chiamo la valle della disperazione, non nel senso morale, ma nel senso materiale, la miseria. Cioè non avere più quattrini, quando tu non hai più quattrini non puoi andare al supermarket a fare la spesa, capito? Perché al supermarket, quando arrivi alla cassa al supermarket col carrello pieno, non è che gli puoi dire io sono una famosa porno girl. E ho vinto il Pornhub 2022 per lo squirting, no? Alla cassa, la cassiera vuole euro, gli euro, vuole gli euro, vuole delle banconote. Ci sono anche le monetine in euro, ma soprattutto la carta. Ecco, io ripeto, la notizia l'ho vista scorrere sul pregiato social Facebook, e ho visto che si tratta di una notizia diramata da Il Fatto Quotidiano, me ne sono appropriato subito, sono andato a leggere e ho visto, e ci faccio questo mio video, perché queste notizie io le commento, io Serafino Massoni le commento queste notizie, perché sono stato anche professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici. Poi sono stato preside di ruolo sempre nei licei classici e scientifici, quindi sono nelle condizioni di commentarle queste notizie. So già che tutte queste ragazze che fanno le porno girl, cioè che cercano di fare quattrini e diventare famose tramite il porno, finiscono tutte in miseria. Per questo che dico di lasciate perdere. Se non avete voglia di studiare, care girl, ma anche cari boy, se non avete voglia di studiare, care girl, ci sono dei lavori molto più affidabili, come appunto fare la cassiera in un supermarket, barista in un bar, badante, c'è una grande richiesta di badanti, sono pagate benissimo.
Se invece avete voglia di studiare, affidatevi alle mani di Serafino Massoni. Serafino Massoni è vissuto nel mondo della scuola per circa 40 anni, vedete? Circa 40 anni, Serafino Massoni. E io vi aiuto a prendere una laurea, cioè vi do lezioni private gratis, non voglio una lira. Vi do lezioni private, lo faccio a fin di bene, che sia chiaro. Vi do lezioni private, vi faccio prendere una bella laurea, magari in materie letterarie, in filosofia, in storia. Poi vi preparo per vincere un concorso pubblico nella scuola e vi faccio diventare professoresse di ruolo nei licei, come lo fui io, professoresse che so, di storia e filosofia, di materie letterarie, greco, latino, capito? Lasciate perdere questa povera Danica Mori. Danica Mori, tutti i soldi che sta guadagnando se le mangia con i medici, con i farmacisti. E presto, presto, presto perderà tutto, perderà presto, ma per fortuna che c'è la Caritas, è un'associazione benevola che assiste coloro che cadono in miseria, capito? Seguite i consigli di Serafino Massoni e non avrete mai di che pentirvene, capito? E soprattutto andate in libreria e comprate una copia del Marinaio delle Antille. Io ad Anica Mori, all'anagrafe Federica Mori, di anni 32, che ha vinto questo premio Pornhub per la sua migliore prestazione annuale di squirting, dico: cara Anica Mori, scrivimi, fammi conoscere il tuo preciso recapito postale, mettiamoci in contatto ed io posso aiutarti o a trovare un lavoro come badante, come commessa, come barista. Oppure ti posso aiutare a prendere una laurea e poi ti posso aiutare a vincere un concorso nella scuola. Va bene, Danica Mori? Va bene, cara? Fidati di Serafino Massoni, capito? Ok, Danica Mori, a te, al Fatto Quotidiano e a tutti voi, e tanti cari saluti da Il Marinaio delle Antille, un romanzo storico ambientato dentro il Terzo Reich. Ok.